Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. So che vi piacciono tantissimo questi video haul, quindi visto che ieri sono stata ai Gigli a Firenze, quindi sono stata da Primark, da Zara, da Pull&Bear, insomma vi faccio vedere cosa ho acquistato. Direi di partire da Zara che ho acquistato due pezzi. E è vero che a breve ci saranno gli sconti, però quando l'ho visto ho detto no, questo non lo posso lasciare qui. Allora ho preso questo abitino, questo mini abitino, eccolo qua, proprio corto, ci arriva dietro, praticamente questo qua va quasi sotto il seno ed è molto carino perché poi sopra mettendo una magliettina, comunque sia una camicettina, è veramente troppo carina. Allora, questa è una taglia media. Anche perché era l'unica taglia che c'era, quindi o questa, e mi è piaciuto troppo, grigio, gessato, adoro. Tanto poi a fine video ve le faccio vedere indossati, Poi mi ha colpito lui, che ha un body sul nude, tempestato di borchiettine. Fatto così, anche una bella stoffa. La manica è trasparentina, mentre sul corpo è foderato, quindi assolutamente non si vede niente. Eccolo qua, ma è troppo troppo carino. Anche questo ve lo faccio vedere indossato. Allora, il body l'ho pagato 39,95 euro, mentre questo qua, anche questo mi sembra sulle 39 euro perché ho speso 80 euro, quindi non c'è nemmeno lo scontrino, quindi vabbè, all'incirca quello. Poi, no, il Pull&Bear sono stata, ma per il mio marito, perché abbiamo preso due paia di jeans che non ho qua. Poi Piazza Italia, ho visto questo vestitino perché ora sono un pochino in fissa con il velluto, mi piace il velluto, pagato 20 euro, taglia small. Ed è lui, aspettate che lo sistemo, se ce la faccio. Eccolo qua, allora abbiamo questo, fatto così, che poi è sbrilluccicoso, che va così, e poi fatto a tubino in velluto. Era molto carino e addosso è spettacolare, quindi non potevo lasciarlo lì, anche se è un po' appunto tutto sbracciato, ma magari sotto, boh, vediamo, via. In qualche maniera lo metterò. Poi sono stata da Primark. Allora, Primark ultimamente a me mi fa un po' cagare, ecco, non ci trovo niente. Ero andata per le ciglia finte, hanno levato le ciglia finte, quelle che mi piacciono tantissimo. Tolte, c'erano dei modellini nuovi però super plasticosi, orribili veramente, quindi cioè, ci ho lasciato sempre 100 rotte euro, però, e secondo me è anche rincarato, boh, non lo so, vabbè. Comunque, in primis ho preso lei, che adesso vi faccio vedere, questa qua che indosso, questo mega maglione super felpato e morbidoso di Barbie. Aspettate che mi alzo così ve lo faccio vedere. Tascone, e l'ho preso proprio anche io, ci vado tranquillamente anche a giro, però guardate quanto è carino e morbidoso, super largone con il cappuccio. Adesso ho questi capelli che domani devo lavare con il cappuccio, cioè adoro, super morbido, cioè io ho sempre l'acconciatura dell'ultimo dell'anno perché a me il frisé mi dura tantissimo e lo adoro. Tra l'altro domani mi tocca lavarli, mi dispiace, quasi bellissimo. Ok, quindi questo qua da Primark ho pagato 20 euro all'incirca. Poi ho preso questo maglioncino da mettere su un paio di pantaloni che tra l'altro avevo proprio ieri quando siamo andati a Gigli. Mi mancava proprio un maglioncino un pochino
leggermente over su questa colorazione. Questo taglia M. E l'ho pagato 17. Poi mi sono buttata sui pigiami e ne ho presi due. Ho preso questo qua con questo tessutino che mi piace tantissimo. Ho preso taglia L perché l'ultima volta avevo preso una media che mi andava bene, ma a me i pigiami mi piacciono larghi. Io li voglio super comodi, super morbidi, quindi preferisco sempre prendere una taglia in più. Quindi eccolo qua con stitch. Un fronte carino. Eccolo qui, tanto vi farò vedere indossato anche lui. E poi ho preso questo qua. Non so se avete capito che il viola è il mio colore preferito, cioè è uno dei miei colori preferiti perché io amo qualsiasi tipo di colore, ecco. A me piace spaziare nel colore. E questo qui di Snoopy. Questo qui invece ho preso la taglia media perché questi qui vestono un po' di più rispetto agli altri, sempre 17 euro, si sì, taglia media, vedete è bello largone e anche il pantalone è bello largone. Oddio, boh, speriamo di aver preso la taglia giusta di starci bene, però mi ricordavo che vestivano un po' di più questi qui felpatoni. Vabbè, comunque come taglia andrà bene lo stesso, però vabbè. Poi ho fatto una scorta di mutande che questi qui li avevo presi, questi modellini qua su Shein, fatti così, taglio laser, non lasciano segni, non stringono, li adoro. E ho visto che erano lì anche da Primark, quindi ho detto vabbè, le prendo. Però ho preso una taglia in meno rispetto a quella che ho preso su Shein, perché su Shein avevo preso la L. Qui ho preso una media perché sennò sono leggermente grandicelle. Allora, qui ho visto che al bordo ha questa doppia cucitura, via questo bordino, mentre quelle di Shein non ce l'hanno, sono proprio tutte taglio laser come alla gamba. Vabbè, comunque ho preso loro e ho preso sempre stessi modelli, stesso modellino, stesso tessuto, ma fatta per Rizoma. Fatto così, poi vi dirò come ci si sta. Poi ho preso salviettine che uso appunto per ripulire il make-up. Ho preso anche un boccione di acqua micellare, anche questo lo uso per, sembrava aperto, per pulire, ripulire il make up. Poi orecchini, questi sul dorato, questi cerchioni. Mi garbavo perché il cerchio classico è bello bello grossino. Poi l'ho presi anche in argento, aspettate, eccoli qua. Poi ho preso loro sempre sul dorato, perché io poi sul dorato a livello di orecchini non è che abbia grandi cose, quindi volevo dorato. E infine, sempre sul dorato, ho preso questi cerchioni fatti così, molto molto carini. E basta, questi sono stati i miei acquisti. Primark, per i bimbi non ho preso niente, a parte che non avevano bisogno di nulla, ma a parte quello non c'è stato niente che mi abbia colpito. Cercavo dei toppini per la bimba, non c'erano le taglie, veramente non lo so. Primark a breve dovrebbe aprire anche qua nella mia zona a Livorno, speriamo sia più fornito, sia meno smaciullato e ci sia roba un pochino più carina, perché effettivamente a parte pigiami e qualche stronzata da Primark non riesco a prenderci altro, ecco. Anche il mio marito cercava jeans, non c'erano le taglie, non ci sono male taglie. È sempre stato così, forse proprio all'inizio qualcosina riusciva a raccattare, ma ora veramente quasi niente.
negli altri negozi ho fatto Bershka, Stradivarius, c'erano delle cosine belline, anche da Stradivarius c'era un maglioncino, però non ho voluto prendere altro perché ho detto a breve ci sono gli sconti, è inutile che mi metta a comprare un maglioncino da 40 euro. Già da Zara ho sforato, quindi ho detto no. Va bene, via, vi faccio vedere le cosine indossate. Ok, partiamo dal body di Zara. È troppo bellino. Veramente troppo bellino. Sì, questo mi piace tantissimo. Vero, c'è leggings così, ma è giusto per... Molto molto carino. Poi maglioncino di Primark, che vabbè, visto così sta di poco, ma con i pantaloni ci stanno da Dio. Molto molto carino. Qui sotto possiamo mettere una bralette, un lupetto, una canotta, insomma, quello che vi pare. Pigiamino. Mi ricordavo bene, questi qui vestono di più rispetto agli altri. Ma che carino. Super pelosone. Sì, questi vestono molto di più rispetto agli altri, quindi mi ricordavo che mi serviva una taglia in meno. Pantalone super morbido, stretto alla caviglia. Bellino. Adoro. Ok, ecco l'altro, Stitch, sempre stretto giù alla caviglia, la taglia va benissimo ed è troppo bellino con Stitch. Sì, e questi qui comunque si avvestono un pochino meno rispetto agli altri, quindi è perfetta la large. Ok, abitino Piazza Italia, quindi fatto così, ma guardate cosa non è. In vellutino, è un amore, super morbido, bellino, ma poi veste benissimo, sta bene aderentino, veramente carino questo abito. Ok, e infine lui. Questo è molto minimal, cioè proprio, però mi garbava troppo. Mi garbava troppo. Ora sotto ci ho messo questa magliettina qui, ma ci metterò poi una camicina, fatta body. Che non venga su ora, era giusto per farvi vedere il vestitino. Ok, vi faccio vedere anche gli orecchini indossati. Ma quanto sono belli! Veramente molto carini. Questi sono quelli classici argentati. Questi me li appoggio giusto per farvi vedere. Ma più o meno sono uguali, cambia un po' la satinatura, che sembrano quasi glitterati. Allora, le chiusure non è che siano il massimo, vi dico la verità. Non so quanto dureranno. Vabbè. Speriamo non mi diano fastidio. E poi ci sono loro. Tra l'altro, visto ora, sono in collaborazione con Rita Ora. Ora, o come cavolo si dice, insomma. Carinissimi anche loro, molto molto carini. E anche questi c'erano argentati, in tal caso. Però io volevo un po' di oro perché argentati ce n'ho. Belli anche loro. Ok, vi ho fatto vedere tutto. Vi mando un mega bacione. Spero che abbiate finito e iniziato questo anno nel miglior modo possibile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!